La musica dei Man at Work, il brano scelto da Paolo Franceschetti per aprire la ruota libera di questa sera. Andiamo subito allora a salutare Paolo. Ciao Paolo, bentornato, ben ritrovato. Ciao Fabio, ciao a tutti. Allora, caro Paolo, siamo di nuovo qui per questa ruota libera che vorrei cominciare con una riflessione che ci manda Marco, più che altro che è una richiesta di consiglio che ti voglio leggere e che è questa qua esattamente, riguarda un po' il rapporto con la dimensione religiosa. Vorrei un consiglio da Paolo, dice Marco, che magari può interessare anche altre persone. Ultimamente sono in una fase di lontananza dalle pratiche spirituali. Sento forte il legame con le mie radici cristiane, benché io sia più vicino al mondo protestante che a quello cattolico, e sento il legame con Dio che ho fin da quando ero piccolo, nel senso che mi ha donato una vita piuttosto fortunata finora e sento di avere una certa protezione dall'alto su di me, di cui ancora trovo riscontro. Ma rispetto a qualche tempo fa, non riesco più a concentrarmi a lungo per meditare o pregare, quindi sento comunque un certo distacco. Finora non mi era mai successo. Mi chiedevo se anche a Paolo fossero mai capitati momenti simili della vita, diciamo momenti di stanca nel percorso spirituale, e nel caso come li avesse superati, se avesse qualche consiglio, eccetera. Grazie. Allora, diciamo che la cosa che, come si chiama, Marco, hai detto, no? Sì. Questo ascoltatore. Ok, il fenomeno che descrive Marco è un fenomeno proprio normale, nel senso che cioè la vita va a cicli, non si può essere costanti in nulla, perché sarebbe innaturale. Quindi in questi momenti, visto che nella premessa della lettera c'è la risposta, in realtà, che Marco in realtà si dà da solo, anche se non se ne accorge, cioè lui dice: io comunque credo, comunque sento sempre la protezione, comunque sento sempre il divino, eccetera, più o meno, insomma, però sono in un periodo di stanca. Ecco, allora Marco, non c'è altro da fare che abbandonarsi a questo momento di stanca, pensare ad altro, tanto lontanamente lo senti questo divino, e arriverà poi il momento in cui risenti la forza e la voglia. Non è che sia una cosa necessariamente negativa, è un momento di passaggio. Sai che nella vita esiste questa legge dell'ottava, per cui abbiamo sostanzialmente, diciamo, tutto si svolge su cicli di sette, no? C'è la crisi del settimo anno, c'è Michele Proclamato che ha tirato fuori questa legge dell'ottava, facendo vedere come in tutti i campi. Però c'è anche Giordano Sandalo, che proprio stamattina stavo guardando un suo video di Sandalo sulla legge dell'ottava, in cui sostanzialmente si va sempre a cicli: finito un ciclo ne comincia un altro e si passa a un'ottava superiore. Quindi probabilmente è un momento di stanca per riprendere un vigore addirittura rinnovato e più forte di prima, insomma. Però di per sé in questi casi bisogna semplicemente lasciare andare le cose come sono, e senza forzarle. Perché la tentazione può essere quella, no? Di avere un momento di dire, in tutti i campi, non solo in questo, cioè di dire, di essere dispiaciuti, no? Di non riuscire ad avere magari uno stesso ritmo, una stessa propensione a fare qualcosa a cui teniamo, però per un motivo o per l'altro, no? Questo può valere ad esempio anche per, che ne so, chi fa movimento fisico, che passa dei periodi in cui riesce a farlo e poi dei periodi che non riesce più, e per la parte spirituale, per tante cose. E credo che lo scoramento nasce proprio dall'essere un po' da una parte delusi e dall'altra voler fare di più ma non riuscirci. Sì, ma non è possibile fare sempre di più, o meglio, è possibile, ma devono seguire periodi di stanca. Guarda, io ho insegnato per anni, ho fatto l'istruttore di bodybuilding, no? E nel bodybuilding, ma in qualunque altro sport, nel bodybuilding è solo più evidente che in altri per le conseguenze, ci sono dei periodi che arrivano che si chiamano di sovrallenamento. In realtà, nel sovrallenamento non è una fase in cui
uno si è allenato troppo e quindi si blocca. È semplicemente una fase naturale in cui il corpo chiede una pausa. Cioè, se tu ti alleni sempre, tutti i giorni, tutto l'anno, o perlomeno ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, insomma, ti fissi comunque un ritmo e lo porti avanti sempre, senza mai cedere, a un certo punto è il corpo che cede da sé. Cioè, arriva un bel giorno, l'ho provato, è una cosa che lì per lì, poi se uno lo sa, ti colpisce e ti veramente rimani basito, insomma, anche preoccupato, perché arrivi in palestra e non riesci a sollevare neanche un peso. O perlomeno, ma, cioè, proprio, ecco, ti manca la forza di volontà, dici, ma che succede? L'istruttore esperto sa, la prima volta che mi capitò, mi disse, guarda, è normale sovraallenamento, stattene a casa un mese e poi ritorna. Che scoccia stare a casa un mese, in realtà è assolutamente fondamentale. Oppure mi ricordo quando io poi facevo l'istruttore, c'erano alcuni che si fermavano, cioè non avevano più risultati, e quindi io dicevo: ok, vuoi avere dei risultati? Segui alla lettera quello che dico io. Adesso stattene a casa 15 giorni, però non startene a casa mangiando come un maiale o bevendo e ubriacando tutte le sere. Stai a casa, co continua a correre la dieta, ma riposati. Poi ritorni, fai un allenamento leggero e poi al successivo allenamento probabilmente superi i limiti precedenti. E infatti così succedeva. Quindi la stessa cosa va fatta in tutte le attività umane e anche nel rapporto col divino, nel contatto col divino. Andiamo a leggere un altro Marco che ci aveva scritto una settimana fa. Vorrei chiedere a Paolo cosa ne pensa sulla possibile riapertura del caso di Olindo e Rosa di Erba. Ci sono novità che portano verso le ipotesi che lui formulava sull'omicidio rituale? E poi mi chiedono a me perché non faccio una trasmissione tipo Franceschetti racconta. Perché no? Tanto ne abbiamo poche di trasmissioni, Paolo, no? Quindi è giusto, giusto aggiungerne un'altra, insomma. Allora, dico, su Erba adesso, come dire, quando lo dicevi tu anni fa, no, che non erano stati loro, anch'io quando sentii la prima che non ci conoscevamo, ti avevo seguito fino a un certo punto, poi quando parlavi di che non erano stati neanche loro, dico no, vabbè, no, non è possibile, no? Infatti per un periodo ti abbandonai nel Ah sì, seguirti. no? Sì, Ah, non ti me lo abbandonai. ricordo. No, no, ma prima di conoscerti, cioè non ci avevamo Ah. sentiti ancora, perché io già ti avevo letto già da prima, siccome mi aveva molto inquietato ovviamente le cose che scrivevi, che avevo letto credo su qualche sito di quelli che non mi ricordo come si chiama, che abbiamo parlato, l'abbiamo citato varie volte ma non mi ricordo, Forse disinformazione. no, quell'altro che doveva, che poi sembrava che chiudesse, poi non ha chiuso. Vabbè, è famoso, insomma. Comunque, quando, ecco, la cosa di Erba, di Erba e delle bestie di Satana, devo dire. Adesso però, come si dice, il tempo è galantuomo perché ora se ne occupano addirittura le Iene, no? Vanno a intervistare con Lindo. Lindo dice che sostanzialmente l'interrogatorio gli è stato estorto, no? Che solo perché voleva rivedere la moglie. Già ce ne eravamo occupati con Stefania Panza anche l'anno scorso, ma tu, insomma, tu certe cose le avevi dette diversi anni fa, quando invece c'era l'onda colpevolista da tutte le parti. Ora, non è detto che perché se ne sono interessate le Iene che il caso si riapra. Diciamo che è molto facile occuparsene, magari, cioè è molto facile, non è facile, ma insomma. Quando lo hai detto tu, ecco, certamente era molto molto più difficile. Però a che cosa si arriverà a un qualcosa secondo te, o è solo così per parlarne e c'è qualche altra motivazione per cui la cosa è finita alle Iene? Guarda, la cosa, io partiamo da un'ottica non complottista, no? Perché non sempre ci sono dietro motivi, poteri che spingono, eccetera. Qualcuno si è accorto che in Erba non quadra nulla. Qualcuno si sta già accorgendo che non quadra nulla dietro alla maggior parte dei delitti che ci propina la TV. E però molti non sanno come agire. Io lo so per certo che dietro alle quinte delle Iene agiscono una serie di autori, di persone, non è che sono solo quelli che vediamo, no? Gli autori, ci sono diverse persone e molti di loro
alcuni, non molti, alcuni di loro seguono quello che scriviamo, quello che diciamo, però come veicolarlo, quando veicolarlo, anche perché non, tu puoi anche essere convinto di una cosa, poi ci sono i tuoi colleghi però, e non è facile veicolare in un ambiente come quello determinati messaggi. Certo è che, diciamo così, questa storia dei diritti rituali prima o poi doveva venire fuori, specialmente non può reggere troppo in un'epoca come questa, in cui le informazioni sono sempre tutte sotto gli occhi di tutti, nel senso, in che senso? Non tutte le informazioni, alcuni articoli di giornale. In pratica, negli anni 70-80 ti potevano raccontare una cazzata, poi te ne raccontavano una completamente differente dopo 3 mesi, ma la gente si dimenticava i quotidiani perché i quotidiani vengono letti e accantonati. Quindi, per esempio, le coincidenze, le simbologie, eccetera, non risultavano perché sfuggivano ai più, perché tu, per renderti conto delle coincidenze, del simbolismo, per esempio, dietro a determinati delitti, avresti dovuto ri ricontrollare tutti i giornali, per esempio, sul mostro di Firenze, nell'arco di più di 10 anni, cioè una cosa impossibile, chiaramente. Oggi, invece, chi si occupa di una certa vicenda può fare ricerche da solo. Va a ritroso su delitti, che ne so, su articoli dell'Ansa, articoli di blog, eccetera, e si può fare una sua idea nell'arco di una giornata, cioè mette insieme notizie, immagini, materiali che un tempo avrebbe richiesto mesi o anni, adesso magari lo puoi fare in qualche ora. Quindi alcune cose non possono più reggere e verranno fuori, stanno venendo fuori, infatti. Quindi io credo che, per esempio, su Erba, no? Su Erba c'erano fino a qualche tempo fa, adesso non so se ci sono ancora, ma credo di sì, c'erano le trascrizioni integrali degli interrogatori, anche quelli in cui Olindo e Rosa parlano chiaramente di come sono stati manipolati e indotti a parlare. Uno si può rileggere quante volte vuole l'interrogatorio, lo può scaricare, lo può studiare e dire: ma qua c'è qualcosa che non va. Questi raccontano che hanno preso un accendino, hanno dato fuoco a una coperta e da lì è partito il fuoco per tutta la casa. No, non è così, non funziona così. Poi in così poco tempo, cioè, non, ci vuole un accelerante, ci vogliono dei prodotti per sparsi per la casa per poter creare un fuoco del genere. Quindi già quella, per esempio, è un particolare banale, secondario, ma comunque che salta agli occhi, che è una balla. Quindi io credo che sia normale che si cominci a, come dire, a riflettere su queste cose. Del resto, io le prime cose che feci, le feci con questo criterio, cioè mi sono messo a leggere un po' di libri sul mostro di Firenze e messi insieme, incrociati un po' di dati, ho detto no, qui non torna. Cioè, ho 45 testimoni che muoiono con tecniche che io ritrovo poi in altri delitti. Cioè, qui c'è qualcosa che non va, non c'è Pacciani, Vannellotti, e io da lì sono partito per tutta la mia ricerca. Quindi, e così questo lo può fare chiunque, quindi sempre di più si comincerà, e già si è cominciato da tempo, a parlare di delitti rituali, di omicidi rituali, di manipolazione delle carte processuali, se ne parla per Bossetti, se ne parla adesso per Erba, io ne ho parlato per le bestie di Satana, altri ne parlano per altri delitti, insomma. Piano piano la verità, non tutta, ma comunque verrà a galla, insomma. Sto leggendo la confessione, ricorderete l'omicidio al taglio, utilizzando il taglio, un ragazzo di 27 anni, Mattia Del Zotto, aveva avvelenato l'acqua minerale e aveva ucciso, secondo l'accusa, i nonni e la zia. È stato assolto, gli è stato concesso il vizio totale di mente, deve passare almeno 10 anni in una struttura psichiatrica, ma è interessante quello che lui aveva dichiarato. Erano le voci a farlo sentire speciale, come un angelo o un messaggero di Dio. Le stesse voci che gli avevano impartito un ordine ben preciso. Mi dissero, dice lui, di eliminare i miei familiari, in quanto erano dei traditori, erano persone di cui non mi fidavo.
a 28 anni, reo confesso di 3 omicidi, di 5 altri tentati omicidi per aver avvelenato i parenti mescolando il solfato di taglio con l'acqua minerale. Lo psichiatra Giovanni De Girolamo, in qualità di consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Monza, ha concluso con una diagnosi netta: vizio totale di mente per disturbo delirante. Conclusione che valsa al giovane l'assoluzione dall'accusa di omicidio premeditato, ma anche, a causa della sua pericolosità sociale, il ricovero in una struttura sanitaria psichiatrica come misura di sicurezza per i prossimi 10 anni, fino a una nuova valutazione della sua salute mentale. L'esito è stato contestato dalla procura, per cui Mattia è un lucido assassino da punire con l'ergastolo, i cui periti avevano definito il disoccupato di Nova Milanese come una persona incapace al momento dell'ideazione del suo folle piano, attuato lo scorso autunno in preda ad una deriva mistico-religiosa, ma perfettamente lucido al momento della sua esecuzione, a partire dal reperimento del veleno tramite ripetuto scambio di mail con una ditta veneta. Si dice ancora: scontato il ricorso in appello davanti alla specialista Super Partes scelto dal tribunale, l'ex magazziniere di supermercato ha spiegato l'origine della sua spinta omicida. Pensavo che Dio mi avesse assegnato l'ordine di riportare l'ordine sulla terra. Mi è capitato di sentire delle voci una o due volte a settimana, neanche troppo invadenti, insomma. Mi dicevano di non guardare certe cose perché è peccato, di osservare i principi morali, di eliminare i miei familiari che meditavano di uccidermi. La maestra, che lo aveva avuto a scuola, ricorda: era un bambino che non provava emozioni. Sempre ancora lui dice: ogni tanto mi capitava di avvertire strane comunicazioni durante le trasmissioni TV. Poteva essere il diavolo che cercava di comunicare con me. La vita è fatta per fare il volere del creatore. I demoni possono indurre alla lussuria, ma ho rivisto qualcosa in termini di fede religiosa. Penso che farsi giustizia da sé sia sbagliato. Il carcere mi ha fatto perdere il fervore della fede. Allora, qui siamo di fronte, Paolo, a una follia totale o a che cosa? Secondo me, per quello che ha detto, non è proprio follia. Questo è quello che io in un articolo ho descritto come parassitismo psichico. Purtroppo la scienza, e noi abbiamo creato in questi ultimi 2 millenni in particolare, poi soprattutto a partire da Nicea in poi, per una serie di ragioni storiche, si è creata proprio una frattura tra la scienza, la spiritualità e altre branche del sapere. E quindi la scienza spesso fa meno della spiritualità e non riconosce l'intervento di altre entità. Quello che, diciamo, il prete cattolico chiamerebbe come il demonio, quindi parlerebbe di possessione, però si parla, si usa altri termini tecnici anche però in altre tradizioni spirituali, quello che Malanga chiama dotti, o quello che in magia, tutte le tradizioni magiche, ne abbiamo parlato con Rosangela Catalano, no? Sì. L'altra volta, cioè ne hai parlato perché io non c'ero, e lei ha detto, ha parlato anche di queste entità. Ci sono delle entità che la magia, tutte le tradizioni magiche riconoscono, da quella sciamanica a quella di tradizione orientale a quelle occidentali, e anzi una gran parte della magia è basata proprio sul controllo di queste entità, o addirittura col patto con queste entità che qualcuno chiama demoni, ma non sono proprio demoni nel senso cattolico. E beh, queste entità ci sono, intervengono sugli esseri umani, hanno presa poi sulle persone più fragili, cioè la persona stabile quando sente una voce che dice uccidi va dallo psicologo, dallo psichiatra, o comunque oppure va da qualcuno che comunque lo liberi da queste cose, cioè capisce che c'è un intervento esterno e non si lascia soggiogare. Alcune persone, le più fragili, obbediscono semplicemente perché sono voci dall'interno che non sono loro. Ma la persona non è schizofrenica, è sì, diciamo che tecnicamente poi dal punto di vista psicologico è anche giusto dire che sono malati di mente. Il fenomeno sarebbe appunto un po' diverso, però comunque intervengono sull'agire umano e gli fanno fare queste cose. Ma la maggior parte dei serial killer hanno agito sotto l'influsso di questi fenomeni. Poi questi fenomeni sono talvolta causati proprio dall'uomo che specificamente vuole un certo risultato, cioè ci sono confraternite, organizzazioni magiche che lavorano per ottenere certi risultati.
E altre volte invece sono scatenati, diremmo, dal caso, cioè nel senso ci sono altri fenomeni, non sono voluti, ma comunque queste entità si impossessano di persone e gli fanno fare queste cose. Quindi concordi con la sentenza di assoluzione? Beh, diciamo di sì, dal punto di vista psichiatrico la persona è effettivamente malata di mente. Il problema della psichiatria forense è che fa una distinzione che è assolutamente arbitraria e umana. Cioè, questo qui è malato di mente e quindi lo assolviamo. Rina invece è sano di mente e lo condanniamo. In realtà queste forze intervengono su tutti, quindi bisognerebbe chiarirsi il confine tra la malattia di mente e la normalità, diciamo così. E poi ci sono alcuni, per esempio penso a un professore universitario di Pisa che ho citato spesso nei miei articoli, adesso non mi ricordo il nome, un professore universitario di Pisa che ha ucciso la moglie, professoressa universitaria, a martellate, è stato dichiarato infermo di mente e ha continuato infatti a lavorare all'università. Ora, cioè perché questo è infermo di mente e per esempio i coniugi di Erba invece no, gli hanno dato l'ergastolo e non gli hanno dato l'infermità di mente? Dov'è la differenza? A parte abbiamo detto che sono innocenti, ma diciamo visto che l'hanno considerati colpevoli, mi dovrebbero spiegare perché questi qui non hanno beneficiato, diciamo, del percorso giuridico che si fa per un malato di mente che dovrebbe essere curato, gli si applica una misura di sicurezza, quindi non proprio la galera che può essere diversa a seconda del caso. Cioè, queste persone dovrebbero essere curate, non dovrebbero essere messe in galera. Bisognerebbe studiare di più questi fenomeni, vabbè, però è una cosa che per adesso non si può fare, poi forse fra qualche secolo si farà. Andiamo a leggere un'altra domanda dell'amico Jacopo che ti chiede che cosa ne Scusa pensi. Fabio, Dimmi. volevo sottolineare una cosa, no? Per esempio, che a me mi fa ridere. C'è un detto che gira presso alcuni criminologi, eccetera, che se ruba il povero il povero è un ladro, se ruba il ricco è un cleptomane e quindi deve essere dichiarato infermo di mente. Tu pensa che addirittura ad alcuni cleptomani, tra virgolette, gli si dà l'infermità totale di mente e non gli si fa fare un giorno di galera. Quindi il ricco è criptomane, il ladro è un ladro, cioè il povero è un ladro. La stessa cosa capita spesso in questi delitti eccellenti. La persona che non deve essere toccata gli si dà l'infermità mentale, a quella invece che deve essere messa in galera si dice che è un mostro assassino, eccetera, e si dà, magari si danno due ergastoli. È un po' buffa, no? Questa dicotomia, insomma, è un pochino arbitraria soprattutto. Anche se negli ultimi anni ci sono stati dei casi in cui comunque anche la persona, diciamo, più in vista è stata arrestata o comunque è finita sotto inchiesta, qualcosa forse per altri motivi, magari, non per Sì, ma la mia è una sì. generalizzazione, però quando uno va a scavare proprio molto in certe vicende, io ho trovato delle sentenze con delle perizie che veramente, cioè, erano assurde. Mi ricordo una donna, per esempio, a Como, se non mi ricordo male, ha ucciso la sorella e tempo prima aveva ucciso, non mi ricordo se la madre o un'altra parente. Ha ucciso la sorella. Tra l'altro ha scritto una lettera a nome della sorella dicendo che era andata via, eccetera, quindi aveva organizzato bene la cosa. Ebbene, gli hanno dato l'infermità mentale totale perché una perizia aveva dimostrato che aveva una escrescenza nel cervello, cioè come se fosse una specie di anomalia, e questa anomalia, secondo la perizia psichiatrica, aveva portato alla malattia di mente che l'aveva indotta ad uccidere, diciamo così. Ora, il problema però è questo, ma se questa era così lucida da cercare di sviare le indagini, eccetera, comunque doveva essere trattata come un criminale, come un Riina, per esempio, come un'altra persona che aveva ucciso con lucidità. Perché dargli l'infermità di mente e soprattutto perché da un'escrescenza del cervello deduci che questa è malata di mente? E chi te lo dice che è proprio quell'escrescenza che ha dato questo problema? E
E allora, e perché diciamo, non si ravvisa un problema dietro a quelli che stanno nella banda della Magliana o a altri o a Pacciani? Cioè, se è vero, no? Lo sappiamo che non era stato lui a commettere quei delitti, ne abbiamo parlato tante volte, ma se è vero che Pacciani ha ucciso 2x7, 14 persone, ha scisso il pube, ha fatto tutto quello che ha fatto, beh, comunque è malato di mente. No? Allora, Jacopo che ti chiede che cosa ne pensi dello scandalo doping o scandalo presunto che ha riguardato il nuotatore Magnini. Non ne so niente. È stato squalificato, credo, no? Non sono un seguace del nuoto, ma insomma c'è stata questa, con la federazione è stato squalificato per 4 anni. Dal Tribunale Nazionale Antidoping, la federazione dice: aspettiamo che poi ci sarà, credo, il ricorso al TAS. Però intanto è stato squalificato. Ti risultano nel nuoto, Paolo, casi, cioè rispetto ad altri sport, utilizzo di doping massiccio? Guarda Fabio, questa è una cosa di cui abbiamo parlato spesso, no? Il doping c'è in tutti gli sport. Io mi ricordo che quando feci i corsi per istruttore di bodybuilding, che era uno sport che io ho sempre letto, rivista, in cui dicevano: mi raccomando, non vi dopate perché il doping bla bla bla, 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 l'atleta deve essere naturale, eccetera. Ok, vado ai corsi, c'erano le varie lezioni e c'era la lezione sul doping, dove tranquillamente dicevano: allora, questa è la quantità che si deve dare a seconda, insomma, spiegavano come funzionava. Ma io sono andato dal docente, gli ho detto: scusi, ma nelle vostre riviste ufficialmente dite sempre il contrario, cioè leggo sempre che l'atleta natural, tutte queste cose qui, bla bla. Eh no, vabbè, ma quello lo diciamo perché ufficialmente bisogna fare così, però la realtà è questa. Io lì rimasi, c'avevo quanto, 20. Avevo 20, 21, 22 anni e rimasi colpito e già cominciai a vedere che appunto c'era una realtà ufficiale, quella dei media, dei giornali, eccetera, e poi una realtà diversa, quella effettiva, che era nascosta alle masse, e quando tu andavi, accedevi a certe verità, diciamo così, erano completamente differenti. Poi dopo, se ne parlavi ufficialmente, tanto ti isolavano e non. Quindi non lo potevi fare, questo vale in tutti i campi, insomma, e quindi in tutti gli sport il doping è fondamentale. Ci spiegarono come. Poi, dice, la differenza tra un atleta e l'altro spesso la fa la quantità di doping che prende, ma non nel senso che se ne prende di più vince, no, se ne prende di meno, paradossalmente. Cioè uno come Pantani probabilmente aveva delle caratteristiche così eccezionali che non aveva bisogno di doping e se ne aveva bisogno sicuramente di quantità minime, perché un campione che prende troppe sostanze dopanti si brucia. Infatti, in particolare in questi ultimi decenni, abbiamo avuto tanti, in alcuni sport, tante stelle che sono brillate per pochissimo tempo. Mentre invece in passato c'erano delle stelle, tra virgolette, che spesso per tante stagioni vincevano una serie di gare, eccetera, erano più lunghe le loro carriere, perché era meno diffuso il doping, meno massiccio, meno invasivo, meno sofisticata la scienza del doping, e comunque quelli che stavano alle luci della ribalta per tanto tempo erano persone che si dopavano meno, perché quindi il loro fisico reagiva meno, perché se ti doppi troppo prima o poi il fisico cede, perché ovviamente tu costringi il fisico a delle prestazioni che sono innaturali e quindi si provoca uno squilibrio in qualche organo, insomma. Infine leggiamo l'email di Amelia. Guardo spesso la televisione, in particolare sono un'appassionata di forum e lo sportello di forum, seguitissime rubriche di argomento legale in cui, come tutti sanno, i cittadini sottopongono le loro controversie a un giudice, impegnandosi a rispettare poi la sua sentenza. Però ero sempre stata convinta che i personaggi che compaiono nelle trasmissioni, arrivando non di rado a litigare,
fossero gli autentici protagonisti delle vicende. Ma adesso una mia amica mi ha detto che in realtà si tratta di attori e che io sono soltanto un'ingenua a non averlo capito. Confesso che mi sono sentita presa in giro da forum, ma continuo a sperare che sia la mia amica a sbagliarsi. Mi sapete dire come stanno le cose? No, quelli sono tutti finti. Sono tutti attori, figurati. So che molti studenti lo seguono però per il tipo di giurisprudenza, per imparare dai ragionamenti del giudice. Sì, ma in realtà sono finti nel senso che sono attori e le vicende sono, diciamo, non sono inventate, perché talvolta sono prese dalla realtà, però poi i personaggi recitano e dal punto di vista del diritto quello che succede è una cosa spesso reale, cioè nel senso che sono casi che capitano anche realmente e quindi dal punto di vista giuridico possono essere interessanti per uno studente, insomma. Io Paolo ti ringrazio e ci sentiamo la prossima settimana. Dove è andato? Sono qui. Ah, sei qui, non saluti, cioè ah, preferisci sì, stare in silenzio. No, se vuoi possiamo ancora così dire qualcos'altro, se vuoi. No, se non te la così. Senti di lasciarci, possiamo anche proseguire. No. Bene, saluti o non saluti? Saluto. Sai che, sai che cosa vedo guardando in basso a sinistra? Nella libreria il libro Le religioni, la prima edizione del tuo libro. Vedo. Che tu hai letto, ovviamente conosci perfettamente. A menadito, direi. Anzi, vogliamo aprirlo a caso? Guarda, lo voglio prendere. Aspetta che allungo il braccio. Ops. Eccolo qua, vediamo un po'. Zacchete! Sono il tutto e non posso fare esperienza di una parte di me senza sperimentare tutto me stesso. Io sono tutto e cerco di conoscermi, sperimentando me stesso attraverso voi e attraverso il creato. Sperimento me stesso attraverso le mie scelte perché ogni scelta è creativa e definitiva. Ogni scelta mi rappresenta ciò che scelgo di essere in quel preciso momento. Questo è anche ciò che la vostra anima desidera. Se dovessi impedirvi di avere ciò che scegliete, impedirei a me stesso di avere ciò che scelgo. Il mio più grande desiderio è sperimentare ciò che sono e posso farlo solo nello spazio di ciò che non sono. Per questo ho creato ciò che non sono, per poter sperimentare ciò che sono. Da Conversazioni con Dio di Walsh. Neil Donald Walsh, che è sì, bellissimo. Uno sì, dei libri più belli ecco, di spiritualità che sia mai stato scritto. Sì. Va bene, alla prossima. Ciao Paolo. Ciao.